Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Partiamo subito con questa recensione. Oggi andiamo a vedere insieme una borsa per PC portatile laptop da 13,3 pollici marcata One Choice, però è disponibile anche la borsa per i portatili da 15,6 pollici più larga. Ovviamente le caratteristiche sono queste qua, sia in termini di materiali che in termini di task dovrebbero essere le stesse. Vi lascio comunque in descrizione sia una che l'altra borsa, ma andiamo a vedere adesso quella che è la borsa che abbiamo qui davanti, cioè quella da 13,3 pollici. Allora, la borsa arriva in questa confezione di plastica trasparente, nulla di più. È compatibile con tutti i computer portatili da 13,3, anche tablet, MacBook Air da 13 pollici, il Pro, il Pro Retina, Acer, Asus, Lenovo, HP. Diciamo che il massimo dello spessore che può appunto supportare è di circa 2 cm massimo. Sulla pagina Amazon comunque ci sono scritti tutti i modelli compatibili, quindi se volete dare un occhio basta che andate sulla pagina Amazon di questa borsa e vedrete tutti i modelli nello specifico che sono compatibili, ma in via di massima, come vi dicevo, 2 cm massimo di spessore, potete inserire un po' di tutto. È disponibile, come vi dicevo, anche quella per PC portatili da 15,6. Lo stesso vale per il discorso che ho appena fatto, ci sono scritti tutti i modelli disponibili. Allora, materiale esterno è nylon e PVC, è impermeabile grigio, devo dire che è anche spesso al tatto, quindi sicuramente va a proteggere. Mentre all'interno, nella tasca principale, abbiamo un interno in spugna anti-shock, rivestito poi in tessuto morbido color grigio, che è questo qua che vedete, e serve per proteggere dai graffi. Quindi abbiamo lo strato di PVC nylon grigio, abbiamo poi lo strato di spugna, che ovviamente non si può vedere, e poi abbiamo a coprire lo strato di spugna questo strato di tessuto morbido color grigio chiaro. In termini di peso, 320 grammi, neanche troppo pesante. La dimensione della borsa è di 34 cm di lunghezza, 25,5 cm di altezza e 3,5 cm di spessore, considerata appunto la parte più esterna. Quindi queste sono le dimensioni. Guardiamo adesso nel dettaglio le varie tasche, le varie aperture. Tasca principale, quella grande, 34 cm, 25 cm di profondità, apertura a cerniera doppia. Abbiamo il tessuto in grigio morbido antigraffi, come vi dicevo prima. Poi passiamo alla tasca, la parte frontale, quindi la tasca frontale, apertura anche qui a cerniera. L'interno è il nylon nero e abbiamo come dimensioni 33 cm di lunghezza per una profondità in questo caso di 20 cm circa. Come vedete ci si può allocare all'interno dei tablet, dei block notes e anche dei libri magari. Abbiamo invece poi una tasca piccola frontale che ha delle dimensioni di 9,5 cm
per 9,5 cm, come vedete. E l'interno anche qui è in nylon nero ed è ideale se si vogliono inserire all'interno degli oggetti piccoli, mi viene da pensare delle graffette, una gomma. Quindi anche questa qua è utile, non c'è nessuna chiusura concernente lo strappo, semplicemente una taschina così. Mentre poi abbiamo la tasca media frontale, che è questa qua. In questo caso abbiamo dimensioni di 23 cm circa, 23,5, 14 cm di profondità e un'apertura, in questo caso con del velcro nero, come vedete. Abbiamo l'interno in nylon, grigio da una parte, nero dall'altra, e in questo caso si può infilare comodamente uno smartphone, un caricatore. Sul retro invece abbiamo una tasca che è, diciamo, medio grande, tasca posteriore dalle dimensioni di 34 cm per una profondità di 19 cm. Abbiamo apertura col velcro anche qua, nylon nero, e come vedete è abbastanza profonda ed è ideale per inserire anche qui dei tablet, dei libri, dei documenti. Poi abbiamo in alto due taschine, come vedete. Una è questa, ok, e dall'altro lato ce n'abbiamo un'altra. Sono due taschine dove si possono riporre tranquillamente degli oggetti, ad esempio degli occhiali, è bella profonda, ad esempio, appunto, stavo dicendo, degli occhiali, dei post-it. Però da queste due tasche si estraggono anche quelle che sono le maniglie della borsa, come vedete. Si estraggono e si ripongono, quindi una e due. Comodamente quindi si può trasportare la borsa come se fosse una valigetta 24 ore. Oppure se si vuole risparmiare dello spazio e non trasportarla come una valigetta 24 ore, si vanno a rimettere all'interno le maniglie, sempre di nylon, e si può trasportare così, senza problemi. Il punto che secondo me è importante di questa borsa è che è davvero molto resistente, a differenza magari di altre che avevo recensito. È spessa, e lo si vede benissimo, spessa, resistente, e c'ha davvero tante tasche funzionali che secondo me sono utili per allocarci all'interno veramente tante cose. Se siete interessati a quella da 13,3 cm o quella da 15,6 pollici, vi lascio comunque i link in descrizione. Se avete domande potete scrivermi nei commenti e vi risponderò.